Ciao a tutti Nesini, siamo qui in un nuovo video di apertura uova di Pasqua. Oggi ne abbiamo ben due da aprire insieme. Allora, una l'ho presa all'Eurospin e costava circa 2,30-2,40 euro e l'altra invece l'ho presa al Conad e dopo la vediamo. Inizierei prima da quella dell'Eurospin, che è questa qui con la carta rosa. Come vedete ci sono panda, veicoli e altre cose. La carta è tutta fucsia. Sì, vari animaletti, insomma. È della Dolciando, è un cioccolato extra fondente con sorpresa ed è 250 grammi, quindi anche abbastanza grande. Allora, andiamo ad aprirlo e vediamo se ne vale la pena, così sapete già più o meno che cosa si può trovare. Vediamo. Allora, qui c'è la cosa di plastica da togliere, mi sa che per questo mi serviranno le forbici, quindi vado a prenderle. Allora, eccola qua, e andiamo ad aprire e vediamo cosa troviamo. Eccolo qua. Allora, è parecchio grande effettivamente, e è un po' più grande di quello della Kinder che avevo aperto ultimamente. Andiamo a vedere cosa troviamo. Allora, che cos'è? È tipo una macchinina, non lo so, aspettate che lo vado ad aprire. Allora, eccolo qua, è appunto sì, una macchinina con le rotelle e tutto quanto, c'è un personaggino totalmente nero, col casco, eccetera, non è dipinto un granché, onestamente, la plastica è abbastanza cheap. Qualcuno ha trovato anche dei mini Pop-It. Quelli magari erano meglio, mentre questo qua sinceramente non mi sa un granché, quindi non ve lo consiglio. Costa poco, quello è vero, però ci sono uova sicuramente migliori. Però andiamo ad assaggiare il cioccolato e vediamo com'è. Allora, il cioccolato invece è buonissimo, mi piace un sacco, è parecchio spesso e insomma mi piace. Questa macchinina è una di quelle a carica, come sentite. Però vabbè, insomma, la sorpresa non è un granché. Andiamo a vedere l'altro uovo invece. Allora, l'altro uovo invece che ho preso al Conad è questo dei nuovi My Little Pony con il nuovo design. Fatemi sapere se li avete visti, se li conoscete. Io onestamente ancora il cartone di questi nuovi non l'ho visto, però mi sanno molto carini i design. Dietro c'è Equestria, eccolo qua. Questo è a 240 grammi. Il cioccolato è al latte, questo è finissimo, quindi è meno spesso dell'altro sicuramente. E la cioccolata è balocco, molto carina anche la carta. Questo qua l'ho pagato un po' di più, è costato 8,50 euro se non sbaglio, quindi speriamo, speriamo che la sorpresa ne valga la pena. Sentendoli qualcuno pesava un po' di più e qualcuno un po' di meno, quindi le sorprese saranno diverse probabilmente. Detto questo, andiamo ad aprirlo e vediamo chi trovo. Allora, qua sono riuscita a beccare lo scotch, quindi vediamo di aprirlo senza romperlo. Ok, eccolo qua. E vediamo se trovo. Ah, il cioccolato al latte è il mio preferito. Mi mancava, anche se quello Kinder è pure buonissimo, anche quello fondente e anche quello bianco, però questo qua è il mio preferito. È gigante anche qua l'uovo. Vediamo. Ok, l'ho aperto meglio. Ah, il memory. Ok, dai, un memory. Chissà che altre sorprese si possono trovare. Se lo sapete, ditemelo nei commenti. Ora andiamo a vedere com'è. Prima, però, vado ad assaggiare il cioccolato. Dovrebbe essere buono in teoria. Sì, cioccolato buonissimo. E adesso vediamo il memory com'è. Allora. Un po', allora dietro le carte sono tutte così, sono in cartone ma plastificato e qua vi spiega le regole del gioco e niente, ci sono i vari pony, carino, devo dire, anche ben stampati, mi piacciono. Magari se riesco, se mi dite insomma che ne vale la pena, ne posso prendere un altro di quelli più leggeri, magari c'è dentro qualcos'altro. Però aspetto di sapere da voi se l'avete preso e che cosa avete trovato o se sapete cosa si trova. Carino questo, con tutti insieme. Dai,
Belle, dai, sono ben fatte. Quindi, top. Molto carino. Quindi si conclude qua lo spacchettamento di uova di oggi. Fatemi sapere se le sorprese vi sono piaciute. Questo qua è stampato molto bene, è molto carino, devo dire, ma sono curiosa di sapere cos'altro si trovava all'interno. Questo, boh, per il cioccolato sì, ma per la sorpresa non ve lo consiglio molto. Magari voi siete più fortunati e trovate un mini Pop-It, non lo so. Detto questo, fatemi sapere quale vi è piaciuto di più e quali altre uova volete che io apra sul canale. Vi mando un bacione, un salutone e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!